Dove andiamo? Andiamo al castello di Zumbelle. Stiamo risalendo la torre del castello. Questi erano i sassi dove la torre si erigeva. Oggi facciamo due uova al degamino. Questa è una camera della tortura. Adesso faremo vedere come si utilizza questa. No, non è grande. Sì, è grande. Il prossimo video, sempre domenica, alle 13.30. Su YouTube. Ciao. Ciao. Amici follower, ma soprattutto amici, andiamo a introdursi in una nuova avventura. Dove andiamo? Andiamo al castello di Zumbelle. Poi esatto. Ci muoviamo in macchina, purtroppo perché hanno chiamato brutto, quindi niente moto, ahimè. E stiamo riempiendo il serbatoio dell'acqua per i tagli cristalli della macchina e partiamo. Dove sei andato, socio? Hai messo giù la pistola. Saluta i nostri amici e ripartiamo per l'avventura. Ok, ciao. Ciao, dopo. Allora, abbiamo fatto la colazione al Mauri Caffè. Mauri Caffè, sempre il nostro Mauri, nell'aperto. Abbiamo fatto una ricca colazione, briochina e cappuccino. E adesso andiamo in direzione castello, Zumbelle. E abbiamo la nebbia in settembre. Un po' di nebbia, sì. Un po' di foschietta, esatto. Sì. Che spettacolo! Guarda le nuvole! Guarda le nuvole! Non fa sti inquadrature qua. Amore, vieni a casa. Ciao. Siamo arrivati al castello di Zumbelle. Zumbelle. Come pensi, Notto? Zumbelle. Adesso andiamo su, sentiamo prima qua dove si paga e poi andiamo a vedere com'è questo castello. Perfetto. Via. Proseguiamo. Piccola salita per arrivare al castello, ma noi, come potete vedere, non abbiamo il fiatone perché noi siamo allenati, vero socio? Certo. No, guarda, posso venire su anche correndo, vero socio? Certo. Dai, d'altronde vuoi mettere? Va, è fisico. E come per magia ci siamo introdotti dentro il castello. Dentro il ristorante medievale, dove una volta cucinavano il Shamontana di una volta, vedete? Il menù. Guardate che spettacolo. Qua c'è tutta la storia del castello che poi vedremo. I primi. Sì, due caffè, grazie, normali. Sì, sì, lisci, lisci, non rughe. Due caffè lisci. Che disturba. Sì. Ci siamo catapultati proprio intorno al 1700, 1600. Anche prima. 1300. Anche prima. 1400. 1492. Medioevo, non c'era. Scopri l'America. Un attimo che stiamo controllando se il Medioevo va dall'al, vi dico subito. Però ragazzi, il caffè del Medioevo. Siamo qua. Non abbiamo segnale. Prende pochino. Cioè, internet medievale non andava. Non c'era la team in quegli anni là, quindi. Cosa c'era? Non so, devo informarmi. C'era forse la Medioval. Ti davano 2 gigoval. Fai tutta la promozione 5. Vuoi 5 gigoval? Vieni con noi alla Medioval.
Allora ragazzi, qua siamo dentro il castello, bellissimo, Ala. Sì. Un castello proprio tenuto meravigliosamente. Poi vi faremo vedere l'interno e tutto quanto. Notate, qua abbiamo le famose luci che ci sono adesso, moderne, sapete che si accendono tac sui bar e che qui adesso non c'è corrente, ma le avevano già al Medioevo. Ma forse si schiacciava tac e si accendeva la candela. Ah, ma forse sotto forse, perché sopra c'era la candela, ti bruciavi, tac, hai... Stiamo risalendo la torre del castello, l'unica torre che c'è. Questi erano i sassi dove la torre si erigeva. Vedete come abbinavano il sasso alla calce, alla malta, al calcestruzzo. Avevano già questa tecnologia moderna. Le scale sono state rifatte in legno, eh? Io presi il pane, lo spezzai e lo diedi ai miei discepoli. Poi presi il vino, il calice della salvezza e dissi: bevetene tutti, questo è il mio sangue. Benvenuti tutti nella nostra cucina. Allora, oggi cosa facciamo? Oggi facciamo due uova al degamino, inquadrami le uova, vedete? Prendiamo le uova, che sono fresche del Medioevo, 1400-1452 circa. Le apriamo, le mettiamo nel forno, che il forno era questo qua, vedete? Vediamo, e le mettiamo nel forno a cuocere. Finché le cuociamo nel forno, prendiamo il nostro pane, vedete? Panino proprio leggero, ancora dal 1452. Questo è il salamino. Guardate, sentite il profumo, vedete? Avete sentito il profumo quanto buono, eh? Una cosa meravigliosa, stagionato, eh? Questo qua ci avrà circa 600-700 anni. Buonissimo, buonissimo. Un attimo che mi si stanno cuocendo le uova. Eccole qua. Pronte le nostre uova, vedete? Ci aggiungiamo un po' di cipolla, un po' di aglio. Ci aggiungiamo e facciamo... Sembra che sia una mela quella. Però una mela del Medioevo, quindi una cipolla del Medioevo. E facciamo tutto quello che gli attrezzi ci consentono di sminuzzare. Seguiteci nella prossima puntata di Cucine del Medioevo. Amici follower, ma soprattutto amici, esatto, un saluto dalla torre alta del castello. Guardate che spettacolo, guardate che panorama, una roba bellissima. Vi ricordiamo, molto importante, di iscrivervi al canale. Iscrivetevi, cliccate, clac, e guardate i nostri video. Mettete un mi piace. Esatto, e condividete anche con gli amici. E dite: guardate questi due carrettini, che bei video che fanno. Grazie a tutti. Siamo arrivati alla terrazza panoramica, dove i signori venivano qui, prendevano una sboccata d'aria, vedevano il panorama, ecco, non è vero, questa serviva per difesa ovviamente, e qui c'erano le vedette che vedevano, se vedevano che gli altri li vedevano, per essere poi veduti e attaccati o difesi. Thank you.
Come potete vedere, e se non ve ne siete accorti, questa è una camera della tortura. Qui venivano praticamente torturati i condannati, però senza ferirli in modo grave da farli morire, ma venivano torturati in maniera blanda, diciamo così. Io ne sono l'esempio vivente, vedete, sono qui nella gonna. Le urli. Sì, sono i miei amici che si stanno divertendo con il resto. Quindi potete immaginare come poteva essere stare qui. E già qui, vi devo dire la verità, sto un po' scomodo, veramente. Questa è una sedia dove facevano sedere il condannato, diciamo, e doveva sedersi qui sopra senza dire A. Senza batter ciglio. Vedete gli spuntoni che venivano fuori? Vi immagino cosa veniva fuori dal sedere di questa persona, dalla gamba di questa persona che si sedeva qua. Non deve essere stato molto comodo. Io volevo far notare ai nostri amici follower, ma soprattutto amici. Chi? Quale followers dirà che noi non vi facciamo entrare nelle torture di quello che era il Medioevo, delle torture medievali? Sempre queste voci. È l'amico nostro sempre che sta soffrendo. Adesso faremo vedere come si utilizza questa ascia. Ascia. Un attimo che tolgo queste catene che pesano assai. Come venivano usati gli strumenti di tortura parte 2? Veniva messa la testa sul ciocco così messa la testa e poi il colpo secco e veniva tolta la testa così, in un batter d'occhio, e quindi la testa cadeva nel suolo o in un cesto apposito. Un amico mio che stava provando queste torture qua. Com'è? Fatica? No. Fatica? No, no, fatica no, bellissimo, però come panorama, come paesaggio, come struttura, bello, come però architettura. C'è ancora scale. Amici followers, ma soprattutto amici, dall'alto della cupola della tomba di Canova siamo qua a despletare il ristorante del menù, sì, che abbiamo mangiato oggi. Allora, abbiamo mangiato al ristorante del castello Zumelle, tipici piatti medievali. Abbiamo, sì, preso un intipastino di affettati misti, sì, tagliere del viandante, sì, portato, se ne è viandato, via. Poi abbiamo mangiato di primo dei buonissimi spaghetti alla chitarra con il cervo, sua dolce metà. Ah, sì, ha preso, sì, sedanini di pasta gialla, come che stai ridendo, lei mi sghignazza. Scusa, venga. Con della crema di zucchine e scaglie, bacon croccante e burrata. Le scaglie non c'è. E tu cosa hai mangiato? Bene. Ho mangiato io rismef, piccine in salsa BBQ con patatine al forno, con la buccia dell'epoca, anche, sì, le patate. E invece la mia dolce metà, pollo,
che correva anche. Del pollo sguinzagliato sul piatto. Pollo, cipolla caramellata, il vino e le patate al forno. Per finire, perché non è finita, hanno preso due dolci, cheesecake, altro dolce. C'era un mattone grande, marrone. Grande così, marrone che vedete le foto, buono, grande, enorme. Pan di Spagna su della crema, crema chantilly, esatto. Caramello salato con un po' di panna montata in fianco. Noi due caffè. Caffè, molto semplice perché ce lo ricordiamo. Esatto, acqua, due birre, una coca zero. Modica cifra di 200.000 euro. 200.000 euro? No. Circa 120 euro. 520 euro, insomma 60 euro a coppia, sì, 30 sì. euro a persona. Sì. Metà di quella persona pagava 15. Locale molto particolare. Sembrava di essere in una locanda proprio medievale. Sì, è vero. C'era anche la cameriera vestita d'epoca medievale. C'era anche la cameriera dell'epoca medievale. C'è un po' di pioggia, abbiamo già fatto le prenotazioni per un bel viaggio che scoprirete però con i prossimi video. Speriamo che sfoghi la pioggia oggi. Notate, amici, questo maltempo. Siamo tornati e c'è un piccolo disastrino qua. Sì. Siamo ritornati dal castello di Zumelle. C'era un brutto tempo, ha fatto veramente un disastro qua. Siamo in mezzo a una mezza tormenta. Tantissima acqua per terra. Sono macchine ferme, guardate, macchine ferme ai lati. E anche guardate lì come il campo è allagato. Come il campo si è allagato in poco tempo. Ringrazio il mio socio che ha detto non veniamo in moto, mentre la moglie e l'amica sua insisteva nel dire tanto non farà niente. Credo che sia grandine. Grandine? No, sì. Per me no. Mi è venuto come un bel sasso, ho sentito sopra. No, non è grandine. Sì, è grandine. Sta arrivando la grandine. No, la grandine di grossa. Ma no, non fermarti, io direi se vai sotto qualche. Sì. Se riesci ad andare sotto qualche. Va a vedere meteorata. Vedete la grandine si sta accumulando nel ciglio della strada. Piccolina, vedete? Vedete lì si sta accumulando anche sopra la macchina. Nel bordo della strada sembra che abbia nevicato. Guardate che roba. Macchina ferma addirittura spenta. Amici follower. Ma soprattutto. Amici. Soprattutto. Amici. Cosa dire, siamo arrivati a casa? Anche questa volta abbiamo finito il nostro viaggio. Sani e salvi, perché è importante arrivare a casa sani e salvi dopo quello che ci è capitato. Siamo partiti con il sole, siamo tornati con la tempesta. Con diluvio. E adesso diciamo dove siamo qui, comunque dai, non piove. Non piove per fortuna, ma stasera pioveserà. Come abbiamo avuto un po' di paura, quello sì, mamma perché mia. Abbiamo trovato un po' di grandine e tempesta, alberi sradicati, di tutto. Vabbè, è finita anche questa avventura al castello di Zumelle, andatelo a vedere perché è bellissimo, molto ma l'importante aperto. È iscriversi al canale e seguiteci, mi raccomando, perché abbiamo visto che tanta gente ci segue, anzi vedi video, però non sei ancora iscritto. Non si iscrive, iscrivetevi perché a noi fa piacere e poi ci serve anche insomma per avere più visualizzazioni. L'ultima cosa che vi diciamo, il prossimo video sempre domenica alle 13.30 su YouTube. Ciao.